Ciao a tutti. Oggi insieme a mio papà e a mio figlio siamo andati a vedere il carnevale di Magnago in provincia di Pordenone. Devo dire che momenti epici non mancheranno. Abbiamo preso tanto freddo, ma ne è valsa la pena. Vi consiglio di vederlo. Detto questo, passiamo subito al video. Filarmonica di Magnago che presenta C'era una volta Pinocchio e note della filarmonica. Hanno allietato le persone che assiepavano il percorso della discesa della sfilata. Ora si fermeranno qui da noi e faranno dei pezzi per allietare l'attesa. Accogliamoli con un applauso. Vediamo nel carro che ci sono la scuola degli asinelli. Evidentemente le due bambine non si applicano a sufficienza e, come narra la fiaba, sono stati trasformati in asinelli. Arriva il maestro Lorenzo Mercolina, deve aver detto un sacco di bugie, lui dice una sola ma grossa è. Ed ecco che finita la filarmonica, vogliamo un applauso e ascoltiamo la loro musica.
diretta LEG, i maghi del polistirolo, ed ecco che passa Pani con la sua biblioteca, itinerante, i racconti della Calle Pintiliana, poi leggiamo trattato sull'arte di costruire carri di carnevale, vediamo qui dietro cosa c'è. Le avventure del Tom, mi sembra dovuto. Poi c'è le mille e una cheba, che grande che è, giustamente, perché la cheba è il soprannome della casa della gioventù, da dove è tutto. Benvenuti a tutti, questa è la Palla Cinquello, e questo è Carlo Sessanti di Pro. Abbiamo la presenza di una giornalista del Messaggero che sta scattando delle foto, probabilmente verranno pubblicate. Mettetevi in posa, il signore laggiù che si mette a posto il ciuffo, che ho visto che è stato un po' scompigliato dall'arietta che si è alzata poco fa. Quindi il carro si salvi chi può. Eccoci qua, il carro numero 2, il carro si salvi chi può. Tema pirati, e ne vedrete delle belle. Questi signori arrivano da Cimpello, pensate quanta strada devono fare, non agevolati adesso dalla costruzione della Cimpello Cimpello, però hanno l'esigenza di aprire la sfilata per essere i primi ad andarsene, perché effettivamente, buongiorno a tutti, anzi anche tutti. Visto che la strada è lunga, dobbiamo farli allontanare per primi. Qui abbiamo il responsabile del carro, se vuole dire due parole di saluto. Sì. Allora, saluto tutto il comune di Maniago, in particolare il comitato giovani, per averci invitato a questa meravigliosa serata. E un abbraccio carissimo a Fulvio, a Nicola e a Mafalda. Vamos, vamos! Per tutta l'organizzazione!
figuranti sono AGR Scout che stanno sfilando, ma sono assieme a quelli di Maniago Libero che vengono. C'è un lupo! Meno male che ci sono anche dei fiori. Mi dicono che durante il percorso il trattore che traina il carro allegato a questo gruppo è andato in panne, quindi Massimo Onorio, che non aveva intenzione di guidare il trattore quest'anno, ha dovuto andare a prendere. L'altalena, apprezziamo la fantasia, l'idea, il lavoro. Eccoli là, colpiti da una cascata di coriandoli, come di dovere. Vediamo tutti i personaggi del bosco, ci sono gli unicorni, gli elfi, sono all'orizzonte. Intanto stanno passando fumetti e cartoni. Sono il carro numero 5, no 4, scusate. No, fumetti e cartoni. Numero 5, Fanna, Navarone, Maniago. 14 adulti, 16 bambini. Complimenti a voi. Basta. Carro fatto con pochi mezzi, ma a scopo aggregativo per tenere a bada i bambini e farli divertire un po'. Missione del tutto lodevole. Bello anche quello che cavalca la gallina, bravo, complimenti. Eccoli qua, con calma, piano piano, guardate che polvere che sollevate dietro. Vi ricordo che era messicano anche un certo Speedy Gonzales, e aveva altri ritmi rispetto ai vostri. Forse questa non è la sfilata reale, forse queste sono le immagini al rallentatore. E comunque, nonostante tutto, finalmente sono arrivati, sono molto colorati, molto vivaci. Grazie di essere arrivati, complimenti anche a voi, complimenti per la vostra numerosissima partecipazione dei figuranti, per il vostro carro molto elaborato, complimenti ancora. Intanto arrivano i rappresentanti Pedro e Felipe a ritirare il chorizo, guarda il chorizo. Volete dire qualcosa? Ciao.
Giovanotte, Maniago, carro numero 7, la carica dei 101. Quelli della notte, i camminatori, la carica dei 101, che però sono molti meno. Bisognava fare qualche prestito dai messicani. Comunque, messicani, carro numero 8. Presenta la fabbrica di cioccolato. Anche questo è tratto da un film. Anche a questi lucertoloni preistorici, bravi bravi, grande effetto scenografico. Questi dovrebbero essere il gruppo di Asterix e Obelix. Vediamo che ci sono i romani, i centurioni mescolati con i galli,
io. Devo dire che una piazza così credo di non averla mai vista, eh? Veramente tremitissima. Finita. C'è uno che riposa, sembra anche di capire la causa del riposo. Tutti vivi o morti. Bene. Attenzione, arrivano dei fucilioni, un ronzio d'api. Il comune è quello di Praturlone di Fiume Veneto. Anche questi hanno un bel po' di strada da fare. Vi ringraziamo per la vostra presenza. Molto carino il nostro carro. Ciao. Vediamo delle api giganti, una certa movimentazione sopra il carro, vediamo altre api durati a terra, con degli innocui puntiglioni si spera. Praticamente la festa di Bruno Vespa. E l'apicoltore, vediamo, le ha stese tutte, adesso raccoglierà il miele per dare energia a tutti quanti noi. Una colazione a base di fette biscottate e miele è un toccasana. Gliene era scappata una e lui l'ha fulminata con precisione chirurgica. Grande apicoltore. Carro numero 12 e vediamo se sentiamo dal pubblico di Maniago un bel applauso. Non vi sentiamo, eh? Ricambiamo Maniagesi, dai, facciamo sentire chi siamo. Coraggio, un applauso. Você vem cá pra mim. Simpatici questi bianchini, danno una mano di bianco dappertutto. Vediamo che c'è un imponente coccodrillo sopra il carro che si agita minacciosamente, ha delle ossa umane che pendono dalle sue labbra e quindi attenzione al coccodrillo oltre ai cannibali. Il carro numero 13 arriva da Budoia, sede montana della Valtellina. Con quei gonnellini di raffia, sento che mi nascondo il tuo stesso petto, vedo che ci sono tutte prese d'aria, però.
ciao. E vai. Stai bene vestita da gallina però. Vuoi dire qualcosa?
invadiamo il parco. Attenzione Varlago, siamo arrivati anche noi, sulle mani mostri! Invadiamo il parco, grazie! Ciao presentatore! Ciao presentatore! Ah, boh, chi sei? Come parlo? Parli con me! Ciao! Ciao, tutto bene? Ehi, ragazzi, non potete fare più di me, ragazzi. Sempre di Montereale, associazione Amici del Bambù Bar. Arrivano. Oddio, quello dell'oro, questo quello con le occhie rosse. I Capivones di Calarezio. Thank you.